Let's go, bitches! Sono qui in compagnia di Velox Inside. Ciao a tutti, raga. Come sapete, Velox Inside fa parte degli Inside Code e siamo qui insieme per fare un commentary. Commentary più cam. In sottofondo state vedendo una partita giocata in veterano che ho fatto ieri, mi sembra. Quindi un gameplay diverso dal classico normale che gioco io standard. Comunque, oltre a questo, in questo commentary vi vogliamo parlare di come dovrebbe essere Call of Duty Ghost. Tutto quello che è stato fatto sbagliato e come dovrebbe essere corretto. Quindi, Velox, vuoi partire te? No, no, parti pure tu. Allora, secondo me una delle cose fondamentali proprio che dovrebbero cambiare in questo gioco è sicuramente la vita. Portarla dal 100% com'è al 200%. Non so se qualcuno l'ha provato. Tu, Velox, l'hai provato in privato al 200%? Sì, 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 ed è molto, molto meglio, molto più giocabile, eccetera. Più simile agli altri vecchi COD. Beh, cioè, sì, ovviamente. Ecco, questo è uno dei motivi, cioè, secondo me, principali per cui hanno portato questo gioco, questo Call of Duty, a non essere così seguito come gli altri, specialmente venendo da chi veniva da Black Ops 2. Beh, ovvio, sì, è proprio un altro gioco, di conseguenza la gente che gioca a Call of Duty da anni si trova a giocare un titolo che appunto non è più lo stesso. E quindi si trova un po' spiazzata e non si trova proprio agio. È un po' quello che è successo con Battlefield. Battlefield dopo il 3 ha continuato sulla stessa serie, sulla stessa cosa che ha fatto col 3, migliorandolo, il 4. E il 4 risulta essere simile al 3, però è un gioco che tutti apprezzano. Nessuno si lamenta del cambiamento, nessuno, perché non è un cambiamento netto come su Ghost. Che Ghost è un altro gioco, cioè potrebbe esserci scritto un altro nome che non sia Call of Duty e tu dici ok, è quel gioco. Ma sì, infatti, tutto diverso, non c'è niente di simile agli altri. Velox, qual è una delle cose poi che ti ha dato più fastidio di Ghost, che tu cambieresti? Allora, per me al 90% è la vita, come hai detto più prima, è la vita così bassa. Quella secondo me è la cosa proprio più fastidiosa, perché qualsiasi cosa tu faccia c'è sempre questo fattore della vita bassa che era un piccolo, capito? È la cosa principale. Poi, secondo me, le streak, tipo il cane, queste Oddio, cose sono veramente cane. Atroci, cioè veramente non sono pensabili, capito? Sì, il cane che ha più vita dell'uomo, cioè, sì. Senza senso. Ma il cane. Ma anche se avesse la vita bassa, comunque è una streak del cazzo, perché tu non lo vedi e ti azzana in un secondo, non puoi fare nulla per evitarlo. No, ma la cosa bella è quando tu uccidi il suo padrone, e quello viene da parte a parte della mappa, parte correndo, da parte a parte di Overlord, ti viene a cercare fino a che non ti trova e ti ammazza. Lo schifo. Ma perché? Secondo me, quelli malati dell'Infinity World, sai che hanno fatto? Hanno messo la vita del cane all'uomo e la vita dell'uomo al cane, cioè, perché non è possibile. Cioè, io ci metto mezzo caricatore in standard per tirare giù un cazzo di cane che è super veloce, poi vabbè, manco puoi scappare, cioè. Bruttissimo. Sì, guarda, comunque io credo, come ti ho detto prima, che il problema di fondo sia la vita, cioè si giri tutto attorno a quello. Anche gli spawn non è che siano proprio il massimo, cioè. Sì, però con la vita normale. Ah, vabbè, quello magari sì, dici questi problemi manco li vedi, perché dici sono talmente piccoli in confronto a quelli della vita che. Sì, esatto. Poi dici abiti. Ma perché le mappe ce ne saranno 5 giocabili, che sono Overlord, ecco, anche Freight, anche e. No, Overlord, che cazzo dico Overlord? Strike Zone, Freight. Overlord è una merda, cioè. Sovereign, forse Octane, forse, se la gente non campera, perché se le trovi in tutti i palazzi, in tutti i laghi, in tutti i luoghi, è veramente bruttissima. Che altre mappe? Cioè, il resto sono brutte. Cioè, Whiterun, che cazzo, no, di mappa è 6 contro 6? No? Stonehaven, che cazzo significa? Il fatto che secondo me non ha proprio senso il fatto che le mappe siano enormi e che la vita sia così bassa, capito? Perché stimola la gente a stare ferma, e stando ferma rende ancora più ingiocabile il gioco, perché le mappe immense, sì, la gente non si vede, e chi vede prima ammazza prima, cioè è proprio un mix, capito, di cose. Hanno levato il fattore skill di Black Ops 2, che quante volte in Black Ops 2 uno ammazzava più le persone negli angoli? Tantissime volte, cioè, certo, gli uscivi saltando e lo tritavi. Ma secondo me è una cosa che saltare ma morire un colpo. Sì, sì, quando non serve a niente se fai il salto e il dropshot, muori uguale, non si può schivare i colpi. Comunque, i cecchini pure, qua in questo gioco sono diventati peggio dei cecchini di Modern Warfare 3 e 2. Cioè, sì, una cosa scandalosa, sì, dicevano, no, ma non possono fare più i quickscope, non possono più fare i trickshot, fidati. No, fidati proprio. Fanno di più. Cioè, la gente ti piglia da chilometri e magari ha sparato 3 metri a sinistra, cioè, cose assurde.
Le kill cam sono veramente sputtanate. I server dedicati secondo me non ci sono, sono fake. Che boh. Secondo me, tipo, l'ho letto da poco, ci sono, ma in percentuale. Cioè, alcune partite sono ostate dai server, altre ostate dalle persone. Che è una cosa stupida, secondo me, perché tutti dovrebbero avere il diritto di giocare con i server. Che cosa senza senso. Io una cosa che ho notato pure brutta di questo gioco, guardando il competitive, perché al momento l'ho giocato veramente molto poco, non avendo un team. Praticamente, se uno guarda le partite, non c'è più il fattore di muoversi, di mandare in determinate aree per cercare di far spawnare i nemici in determinate zone. Cioè, è diventato più un fattore di prendere il controllo della mappa, prendersi delle posizioni vantaggiose, tipo head glitch, zone in cui è difficile essere uccisi, e fermarsi là. In dominio, molte partite vengono giocate da tre fucili d'assalto, anche quattro una volta preso il controllo di due bandiere, e si campera tenendo due bandiere, che è una cosa bruttissima secondo me, sia per gli spettatori che lo guardano, sia per chi lo gioca, che diventa frustrante e noioso. Poi penso sì, che è veramente noioso secondo me. Poi un fattore che secondo me ha fatto crescere Black Ops 2 è il fatto che pure chi lo guardava era divertente, perché c'era la modalità Codcast, che era bellissima per tutto, cioè potevi fare di tutto, potevi seguire le partite. E oltre alla Godcaster era bello da vedere, e se ci sono persone che gli piace vederlo e non solo giocarlo, cioè perché vederlo è una cosa, giocarlo è un'altra, questo ha avuto un grande seguito, cioè ha lanciato Black Ops 2. Su Ghost invece la modalità rebroadcaster fa schifo, totalmente inutile. Ma non c'è nemmeno il cinema adesso, parlando. C'è il cinema poi, che secondo me è una stupidaggine questa, perché veramente potevano... Il cinema era un grande aiuto a tutti quei player che non hanno una scheda d'acquisizione, magari volevano far vedere le loro clip, le loro cose, e se le facevano magari registrare da altri e così via. Esatto. O magari non registravi, dicevi cazzo non ho registrato, vai al cinema e te la prendi la partita. Esatto. Cioè, le peggio troiate. Comunque io, che, cioè, personalmente, ma credo valga anche per te e per tanti altri, io personalmente su tutti i COD, e a parte che ho sempre giocato molto volentieri, ma poi anche quando smettevo di giocare andavo molto volentieri su YouTube a guardare altri video, su Twitch, quando capitava, eccetera. Qua invece proprio non gioco mai con la voglia, capito? E quando finisco di giocare non vedo l'ora di fare altro, cioè, non mi viene manco da pensare a Call of Duty. Non è una cosa che passa nei miei pensieri, anche se dovrebbe, perché comunque avendo un canale di Call of Duty dovrei pensare molto a Call of Duty, cosa fare nei prossimi video, cose intere. Invece nulla, proprio è un gioco che secondo me non lascerà mai un'impronta. Ma secondo me questo gioco è un gioco che... Cioè, io per esempio, nel primo mese che è uscito il gioco me lo sono praticamente divorato. Ho fatto tutto quello che si poteva fare, ho scoperto tutto quello che si poteva scoprire, e sinceramente mi sono ritrovato ad avere un gioco che non valeva niente. Preferisco 100 volte sì, passare... Io lo ritengo proprio un giochino, infatti, un giochino per bambini. Secondo me è stato questo qui al lancio della One, è stato un po'... Diciamo, fare questo gioco per next gen è stato secondo me un errore, non è venuto proprio al massimo, diciamo, sì, in confronto agli altri giochi. Comunque penso che abbiamo detto tutto, Velox. Non penso ci sia altro da dire. Abbiamo affrontato tutti i problemi, le critiche di Ghost. Quindi fai un saluto a tutti i miei iscritti e a chi ti vedrà. Cosa devo dire? Ciao a tutti iscritti di Power. Raccomando, a seguirlo. Iscriviti al canale Inside Code, vabbè, comunque. Bella raga, al prossimo video. Let's go, bitches! Ciao a tutti!